Ciao a tutti guaglioni e ben ritrovati nel mio canale. Oggi ragazzi mi trovo su GTA 5 Online per mostrarvi un altro incredibile money glitch che ci farà diventare milionari in men che non si dica. Questo glitch si basa sul principio della duplicazione, quindi attraverso un piccolo procedimento davvero semplicissimo e veloce potremo andare a guadagnare somme enormi, riuscendo ad accumulare in una sola ora anche 20 milioni di dollari. Ragazzi, ribadisco che il glitch è davvero alla portata di tutti e anche per coloro che non sono molto esperti nel fare glitch risulterà estremamente semplice portare a termine questo money glitch. Quindi ragazzi, io vi consiglio soltanto di seguirmi attentamente in tutti i passaggi che vi andrò a mostrare, così che non sbaglierete niente. Ora ragazzi, non vedo altri motivi per sprecare tempo, quindi ora banda alle ciance, iniziamo subito con questo fantastico video. Innanzitutto ora vi elencherò i requisiti fondamentali da avere per far sì che il glitch riesca nel migliore dei modi. Per il primo requisito sarà fondamentale possedere un centro operativo mobile con garage per i veicoli annesso. Ciò vuol dire che dobbiamo avere un posto auto dentro il nostro centro operativo mobile. Per il secondo requisito sarà fondamentale possedere un garage e ci tengo a specificare che qualsiasi garage andrà meravigliosamente bene per questo money glitch. Per il terzo ed ultimo requisito sarà fondamentale l'aiuto di un nostro amico. Quindi ragazzi, ricapitolando e facendo un piccolo riassunto, dobbiamo avere un centro operativo mobile con un posto veicolo, inoltre un garage e infine un amico che ci aiuti. Ora ragazzi, passo alla spiegazione vera e propria del glitch. Come prima cosa andiamo nel nostro garage in cui si trova l'auto che abbiamo scelto per la duplicazione. Ragazzi, qualsiasi auto andrà benissimo per questo money glitch, ma come sempre quando si tratta di glitch per la duplicazione di veicoli io vi consiglio di usare la LG Retro Custom, poiché è quella che vi farà guadagnare di più al momento della vendita. Quindi ragazzi, saliamo sull'auto prescelta e usciamo dal nostro garage. Una volta fuori dobbiamo richiedere il nostro centro operativo mobile dal menu interazione. Una volta che ci sarà consegnato il nostro centro operativo mobile dovremo posizionare quest'ultimo in un modo ben specifico, ovvero dovremo attaccarlo praticamente ad un qualsiasi muretto o ad una ringhiera. Io vi consiglio di parcheggiarlo al molo nella posizione in cui vi sto mostrando proprio ora. Ragazzi, ho scelto questa zona poiché è una zona che non c'è traffico e inoltre c'è una ringhiera che sembra fatta apposta proprio per questo glitch. Una volta che sarete riusciti a posizionare in maniera adeguata il vostro centro operativo mobile, dovrete salire su un'auto civile non troppo costosa, quindi un'auto che si possa benissimo mettere in un garage. Una volta che saremo vicini al centro operativo mobile con l'auto civile, dovremo far salire il nostro amico sul lato del passeggero, quindi l'auto che il posto che si trova accanto a quello del guidatore, ragazzi, non ai posti di dietro. Quindi ragazzi, dovremo posizionarci con quest'auto civile con il nostro amico all'interno proprio dietro il nostro centro operativo mobile, finché non ci uscirà una piccola scritta in alto a sinistra con su scritto "vuoi depositare qui questo veicolo". Ragazzi, inoltre dovremo posizionare quest'auto proprio come abbiamo posizionato il nostro centro operativo mobile, ovvero appiccicata alla ringhiera, così che la portella del passeggero, quindi del nostro amico, sia completamente bloccata, quindi il vostro amico non potrà uscire in nessun modo. Una volta quindi che saremo dietro il nostro centro operativo mobile e dopo aver bloccato la portella del passeggero, il vostro amico dovrà andare, schiacciare start, andare su online e accedere al creatore. Una volta che il vostro amico sarà nel creatore dovrete reinvitarlo in sessione. Dopo che il vostro amico sarà respawnato nella vostra sessione dovrà andare schiacciare start, andare su online, attività create da Rockstar e dovrà avviare una qualsiasi missione. Io vi consiglio proprio la prima. Una volta che il vostro amico sarà dentro la schermata per cambiare le impostazioni della missione, voi dovete schiacciare start, andare su amici e successivamente andate sul nome del vostro amico e schiacciate unisciti alla sessione. Una volta che schiaccerete unisciti alla sessione, vi comparirà una schermata nera con una scritta gialla, attenzione. Voi ragazzi dovrete dire al vostro amico di uscire dall'attività e una volta che il vostro amico sarà respawnato in sessione, sempre ragazzi rimanendo sulla schermata nera, voi dovrete
premere tante volte freccia destra, ragazzi, tantissime volte veramente freccia destra, e premere A per confermare. Quindi ragazzi, una volta che premerete freccia destra e confermerete, verrete respawnati in sessione. Ragazzi, potrà capitare che la vostra Elegy Retro Custom o il vostro veicolo che avete scelto per la duplicazione non si trovi proprio vicino a voi. Quindi ragazzi, non vi preoccupate, a me addirittura è esplosa perché si è buggata completamente con il centro operativo mobile. Ragazzi, non vi preoccupate, quindi aprite il menu interazione e schiacciate richiedi veicolo personale. Una volta che vi sarà consegnato il vostro veicolo, ragazzi, guardate la targa. Se, dopo aver guardato la targa, entrate nel vostro centro operativo mobile. Una volta che sarete dentro al centro operativo mobile con il vostro veicolo, salite di nuovo sul vostro veicolo e uscite dal centro operativo mobile. Una volta che uscite, ragazzi, guardate di nuovo la targa, e se vedrete che la targa è completamente cambiata da prima, allora il glitch è funzionato. Quindi ragazzi, non vi basterà soltanto parcheggiare quest'auto in un qualsiasi garage a vostro piacimento. Quindi vedrete che non avrete più una Elegy Retro Custom, ma bensì due. Ripetete questo procedimento infinite volte, ragazzi, per racimolare una somma veramente veramente ingente di denaro. Il prezzo di ogni auto si aggira intorno ai 905.000 dollari o giù di lì, ma comunque è una cifra davvero molto molto imponente. Quindi ragazzi, io con questo concludo, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un graditissimo pollice in su qui sotto nel video per darmi tanto tanto supporto, e alla fine è pur sempre gratuito. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video e di schiacciare la campanellina vicino alla voce degli iscritti per rimanere sempre sempre aggiornati sul mio canale. Inoltre vi invito a seguirmi sulle varie pagine Facebook, Instagram e Twitter. E quindi ragazzi, noi ci vediamo prestissimo, ciao a tutti, ciao!